Vedere il corpo, non dovevo mangiare cioccolata, io no. Incavolata nera, torno a casa, dico senti Giacquina, me ne frega niente di fare la modella, io mangio cioccolata, fa, ma sei pazza, ingrassi, non me ne frega niente, sono stufa. E qui ho questo un attimo di debolezza, lì incontro la debolezza di Jacqueline, la sua debolezza è molto più grave della mia. E allora mi rimbocco le maniche perché dentro di me sono una giusta ragazza molto forte e aiuto Jacqueline a uscire da questa sua debolezza, col suo proprio io. Senti, tu dicevi prima nella conferenza stampa che è nata un'amicizia molto tenera con Maria Grazia Cucinotta, quindi un cast molto divertente, tutte donne. Tutte donne, Maria Grazia Cucinotta ha avuto... Veramente per me è stato è stata una scoperta, perché è una ragazza molto semplice, molto bella e anche Tom Way, questo americano favoloso. Vi siete incontrati bene, che è successo? E poi con questo attore americano stupendo, Ethan Way, lo trovo meraviglioso, un'ottima amicizia. Allora, ci sono tantissimi giornalisti che ti voglio intervistare. In bocca al lupo e ti raccomando, porta alta la bandiera del cinema italiano. Ci siamo? Nasci come modello? No. Come attore proprio? Sì. No, sei nato come modello? No. Ma hai fatto... No, aspetta, alza. Ma non era come modello, era come attore. Allora, e dopo aver incontrato i volti femminili nello sceneggiato televisivo che stiamo qui festeggiando al Gilda di Roma, la signora della città, incontriamo il protagonista maschile e per la gioia delle telespettatrici di Bla Bla Bla, Gianni Testa, gentilmente riprendi questo bellissimo ragazzo che è uno dei più bei volti italiani del cinema italiano. Con noi Gabriel Gargo. Ciao Gabriel. Ciao a tutti, buonasera. Ma tutti belli in questo sceneggiato, donne, uomini? Vabbè, non fa mai male vedere un po' di bellezza in giro. Di dove sei tu, Gabriel? Torino. Spero che non si senta. Sei anche tu torinese? Sì. Come la mia amica Alba. Alba, sì, anche lei di Torino. Lei non è Torino-Torino? Torino-Torino. Senti, Gabriel, che ruolo hai svolto in questo sceneggiato? Allora, in questo sceneggiato, che è stato il primo che ho fatto in assoluto, sono un attore americano, Ken Kilday, che insieme ad Anita Ekberg distruggiamo un altro personaggio, però non ti dico nient'altro perché sennò nessuno guarda più il film. Allora, direi che... ma tu sei innamorato? Io? Di questo lavoro sicuramente. No, a parte gli scherzi, hai un amore segreto? Sì. Non ce lo vuoi svelare? No. Senti, tu hai fatto tantissime cose anche nella moda. No, io nella moda non ho fatto nulla, perché comunque non ho mai pubblicizzato foto, il prodotto, diciamo. Sì, ho fatto delle foto per me, che ho fatto la copertina di Adam, ho fatto il calendario 2 anni fa. Tutte cose comunque che... Tu nasci, se non sbaglio, con uno degli agenti italiani più bravi, Alberto Tarallo, se non sbaglio. Sì, sto con la Video 3. Uno dei più bravi agenti che abbiamo in Italia per il cinema. Però. Senti, che cosa ti aspetta? Che cosa si aspetta un giovane come te dal cinema? Questo è, diciamo, il film più importante che hai fatto adesso? No, io ne ho già girati altri 4 e ne sto iniziando un altro. Però sono tutti in prossima uscita. Quest'ultimo che devo iniziare è molto difficile come personaggio, come recitazione e tutto. Mi sto impegnando a studiare. Spero di farlo al meglio, veramente ce la metterò tutta. Sì, ma che cosa ti aspetti dal cinema? C'è un ruolo che tu vorresti fare e che non ancora ti propongono, per esempio? Ci sono delle attese, ogni attore ha un'attesa per il cinema. Sicuramente, quello magari del bel film d'amore. D'amore? Sì. Sei un romantico. Non è perché sono un romantico, è perché è un ruolo che non ho ancora svolto. Allora, ringraziamo Gabriel Gargo di essere stato nostro ospite, gli auguriamo veramente un in bocca al lupo per la tua carriera e fai un saluto bellissimo alle telespettatrici. Crepi il lupo. Alle telespettatrici di Bababà, manda un bacio da Gabriel Gargo. Ciao a tutte. Mi inviteranno tutti. Ehi. Ciao. Grazie. Prego.